ragazza. Siamo qua in veste di associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada. Noi siamo i responsabili delle vittime della strada. Da 6 anni facciamo parte dell'AIFS di Roma. Però abbiamo lavorato tantissimo sul nostro territorio. Siamo andati nelle scuole, fuori alle scuole. Abbiamo fatto tanta sicurezza stradale, portando messaggi a tanti ragazzi. Nelle scuole abbiamo fatto vedere tanti CD con incidenti stradali, quelli che si potevano vedere, e portare la nostra testimonianza per far sì che non succeda più. Chiedo scusa per l'emozione, anche se non trovo le parole e i termini adatti, ma noi siamo solo mamme semplici, siamo un gruppo di mamme. Abbiamo perso i nostri figli negli incidenti stradali. Non voltate le spalle, non voltate lo sguardo dall'altro lato. Siamo tutti quanti immuni, camminiamo tutti quanti in mezzo alla strada. Siamo pedoni e siamo automobilisti. In questa veste noi portiamo la nostra testimonianza e da 5 anni noi responsabili di sede, ho affiancato mio marito nella sede di Trento alla 200. E come associazione tante volte abbiamo trovato le porte chiuse, ci hanno promesso tante cose ma poi sono andate alla larga da noi, anzi alla fine ci evitavano. Poi un giorno ci siamo messe d'accordo, ci siamo messe a tavolino e, come si vuol dire, siamo scese in campo, ci siamo messe in gioco, siamo scese nelle mamme per le strade. E allora, se ci hanno colpito al cuore a noi vogliamo colpire il vostro, nel senso, vogliamo portare il nostro messaggio. Ci dovete capire, ci dovete aiutare in questa nostra esperienza così brutta. Noi vogliamo con tutti voi un canale di comunicazione con tutte le istituzioni per tenere un dialogo aperto, per far sì che la nostra testimonianza entri in tutte le case, in tutte le scuole, dappertutto. Quindi mi presento, sono Silvana Tavoletta, sono la presidente dell'associazione Mamme Coraggio. Abbiamo lavorato tantissimo sul nostro territorio e come Mamme Coraggio operiamo su tutto il territorio campano. Noi non chiediamo altro. Vogliamo soltanto che non succedano più stragi stradali, perché fa molto male. Noi non auguriamo a nessuno di vivere quello che stiamo vivendo noi, perché è un dolore così atroce che ti può portare a non vivere più. Allora perché? Perché non evitare che altri ragazzi perdano la vita su queste strade? E allora perciò vi chiediamo strade più sicure. Vogliamo camminare sicuri per la strada. Ci stiamo battendo tantissimo per far sì che la legge, il decreto legge, la 3274, per l'omicidio stradale, venga fuori, perché l'anno scorso ce l'hanno fatto vedere in mano, poi l'hanno insabbiata un'altra volta. Non è giusto. Non è giusto. Proprio ieri, un piccolo aneddoto. Proprio ieri avevo l'udienza di mio figlio qua alla Corte di Appello a Napoli. Udienza a mezzogiorno, erano le 4 e stavano decidendo quella là la causa di prima, l'udienza di prima. Si trattava di cambiale e di estorsione, non so perché, non mi interessa. Gli hanno dato 12 anni di carcere. Allora perché? Gli assassini dei nostri figli camminano per le strade, li incontriamo a chi li conosce e non facciamo niente. Perché? Se quella scritta, diciamo nei tribunali, la legge è uguale per tutti, aiutateci allora a far sì che sia uguale per tutti veramente. Diamoci una mano tutti quanti, stringiamoci tutti quanti, un solo messaggio, uniamo le nostre forze, la nostra volontà.
Uniamo le nostre idee, per favore, dateci una mano. Ringraziamo l'assessore Vetrella che ci ha invitati. Solo con la forza e con l'unione si può andare avanti. Una sola voce non fa dolore. Il nostro è un dolore silenzioso, muto, che nessuno ascolta, ma noi lo gridiamo a tutti quanti. Fa male, fa molto male. Fa molto male veramente. Allora uniamoci, per favore ve lo chiedo, uniamoci per far sì che non succedano più queste stragi stradali, che ci sia una legge, una pena certa. Sono Pietro Giannetti, faccio parte dell'associazione Vittime della Strada di Sacri Angeli tra gli Angeli. Non voglio essere ripetitivo, diciamo, mi associo al discorso della signora precedente, ma voglio fare semplicemente un ringraziamento all'assessore Vetrella, che più volte è riunito nei tavoli, in più volte in parecchi, diciamo, paesi della nostra zona, le istituzioni per una ragione forte, quello della sicurezza stradale. Grazie Assessore, e le auguro che insieme a tutti quanti raggiungere il suo scopo, quello di raggiungere il 50% in meno della vittima della strada. Grazie, prima ovviamente di cedere la parola all'Assessore, che è il padre. Penso che la cosa migliore per rispettare e riconoscere il dolore e le problematiche che tutto quello che abbiamo visto oggi portano a tutti, in particolare coloro che sono stati colpiti da queste terribili disgrazie, parlare molto poco. Parliamo poco e facciamo molto di più. Quindi io ho soltanto due cose fondamentali. Uno, devo ringraziare tutti per aver partecipato, tutti gli operatori, il moderatore del Gaudio che ha condotto così bene questa mattinata. Vorrei dire che questa mattinata deve far seguito a una serie di attività che abbiamo svolte, ma deve essere anche elemento di proiezione verso il futuro. Essendo proiezione verso il futuro, signori, la mia porta sarà sempre aperta. Giorno e notte, sabato e domenica per tutta. Qualsiasi idea, qualsiasi possibilità, qualsiasi intervento io possa fare, per rispetto alla mia famiglia, ai miei figli, io ti darò sempre a fianco. La seconda cosa è che per quanto riguarda il problema specifico di legge, ora che l'avete detto, ne parlerò con il Presidente della Commissione del Senato per Giustizia e vedrò un attimo quali sono le reali possibilità di poter mettere in campo, almeno sicuramente tutti i deputati e i senatori della campagna, per fare uno sforzo in questa direzione e dare una risposta a questa vostra richiesta in un senso o nell'altro. Ma che ci sia chiarezza, se non si fa, il perché non viene fatto, perché queste cose non vanno lasciate in sospeso, vanno affrontate e risolte. Detto questo, io sono sicuro che è stata solo una mezza giornata, gli abbiamo tolto del tempo a tutti quanti, però è stato un momento per fare il punto della situazione e anche per conoscerci, non ci conoscevamo tutti quanti. Abbiamo visto che ci stanno gente che sta lavorando e sta lavorando con impegno. Lavoriamo tutti quanti insieme e facciamo in modo che queste cose siano tenute forte all'attenzione di tutti, perché se no vanno nel dimenticatoio. E come abbiamo visto, che la dimensione di cui stiamo parlando è di parecchio grandezza superiore a sciocchezze di cui noi parliamo tutti i giorni. Quindi un abbraccio caro a tutti, grazie e oggi. Grazie. Per il quale c'è una altissima sensibilità da parte di tutti i cittadini e da parte anche delle forze politiche, di fronte però ad una scarsa attenzione mediatica, sembra un paradosso. Oggi noi parliamo di incidenti stradali e di vittime della strada, parliamo di approcci formativi per quanto riguarda questo fenomeno, questo problema, però i giornali napoletani, quindi comincio a fare subito autocritica, manifestano un'attenzione nei confronti di questi episodi e nei confronti di questo fenomeno sempre molto altalenante, sempre molto parcellizzata.
In questi giorni, nell'organizzazione di questo convegno, io ho avuto modo di vedere le stime tracciate dall'assessorato ai trasporti della regione e sono veramente raccapricciati. È un fenomeno che probabilmente incide sulla vita delle persone molto di più di tanti altri fenomeni di cui si parla tanto. Mi riferisco ovviamente alla mafia, alla droga, all'incidenza delle malattie. La cosa assurda è che i giornali, i media, riservano attenzione per quanto riguarda la possibilità di informare un cittadino cosciente e responsabile quando si trova alla guida di un mezzo, di un veicolo, un'attenzione molto molto limitata. Per cui io innanzitutto riporto la disponibilità e i saluti della direzione politica del Martino che guarda con interesse all'iniziativa di questa mattina, di quest'oggi, iniziativa di cui parleranno soprattutto gli addetti ai lavori, e si propone appunto come uno spunto di osservazione di cosa verrà fatto nei prossimi mesi. Oggi, un po' come abbiamo anche avuto modo di scrivere oggi sul mattino, si presenta un protocollo d'intesa che è anche un laboratorio di osservazione, che è anche un laboratorio progettuale. E qualcuno potrebbe dire è uno dei tanti protocolli d'intesa di Italia fatto sui protocolli d'intesa. In effetti è un momento attraverso il quale si guardano negli occhi tutti gli interlocutori che hanno a che vedere sulla nostra terra, nella nostra regione, con la questione di sicurezza stradale. Quindi evitare appunto approcci prospettici, ma concertare qualcosa che abbia realmente la possibilità di risolvere il problema, risolvere o comunque affrontare la questione. Qual è il target, qual è la mission di questo protocollo? È una mission che qualcuno potrebbe definire Veglia Italia, almeno così mi è venuto in mente quando l'ho letto, ho avuto modo di leggere in anteprima il protocollo, perché l'obiettivo che ha inizio questa mattina e che si svilupperà nei prossimi anni è quello di ridurre del 50% il livello di mortalità e di incidenti, ovviamente delle vittime di incidenti della strada. È un obiettivo ovviamente, potrebbe sembrare velleitario, diciamo che se non si potrebbe anche essere una meta regolativa, cioè uno si pone un grande obiettivo per riuscire ad ottenere quantomeno qualcosa che si avvicini a esso. È una sfida non da poco, innanzitutto perché su questa questione c'è profonda disinteresse e profonda disattenzione. Ogni giorno leggevo dalle stime che mi sono state mandate dall'assessorato, che sono delle stime che hanno un carattere giornalistico molto forte, ogni giorno ci sono degli incidenti stradali, ogni giorno ci sono delle lesioni e i morti in Campania, almeno secondo il dato lanciato nel 2011, quindi l'ultimo dato disponibile di 2 anni fa, sono di oltre 260 morti per appunto incidenti stradali, quindi qualcosa che non ha eguali rispetto ad altre regioni e che non ha eguali rispetto a quello che avevamo conosciuto in passato. Mi limito a fare anche un piccolissimo appunto che vuole essere soltanto uno stimolo ovviamente per la conversazione che avverrà nei prossimi minuti. Ho letto bene in effetti i dati del protocollo, c'è un po' di tutto oggettivamente, c'è molta attenzione nei confronti della formazione dei giovani, le scuole, i giovani devono essere coinvolti, tutte le persone devono appunto dialogare in termini formativi per far crescere un cittadino attrezzato culturalmente per riuscire a stare appunto in strada. Si parla molto di droga, si parla molto di alcol, non viene però preso in considerazione, ed è questo un affettuoso appunto che rivolgo ai titolari del protocollo, non viene rivolta attenzione alla questione della tecnologia mediatica, cioè telefonini cellulari, Facebook, Skype, tutto ciò oggi avviene in alto. Chi guida sta su Facebook, sta al telefono, dialoga chiaramente con una chat attraverso il proprio computer non tascabile e tutto ciò rappresenta una sorta di detonazione nei confronti dei possibili incidenti.
ormai stare in strada significa stare in una specie di postazione telematica online, continua, costante, disinteressandosi di tutto ciò che può avvenire, disinteressandosi anche del fatto che in quel momento noi stiamo impugnando un'arma che può determinare vicende sciagurate come quelle che poi nella seconda parte della mattinata verranno ricordate, rappresentate, sottolineate, stigmatizzate da persone a noi care, perché innanzitutto sono venute qui stamattina a rappresentare la propria testimonianza, persone che hanno molto da dire perché sono parte di un'associazione che è l'associazione Vittime della Strada. Non è facile distinguere, non è impossibile distinguere qui nel nostro uditorio, perché hanno appunto delle fotografie al petto che sono un modo sempre presente per chiunque entra in una strada di Napoli, si trova appunto a percorrere una strada della campagna dove c'è sempre il rischio di finire in un mercato. Stamattina sul giornale, poi chiudo così non mi rubo troppo tempo agli interlocutori, stamattina sul Mattino c'era la storia di un uomo che aveva smontato in un paesino dell'Interland, aveva smontato rispetto al proprio turno di lavoro, espressione bruttissima, smontare dal turno, però aveva finito di lavorare, esce dal proprio capannone industriale, viene investito due volte, la prima volta da un'auto virale, non si è fermata, la seconda volta da un'autocisterna che camminava ad alta velocità, che era finito l'opera. Sono scenari quotidiani che vengono relegati nelle ultime pagine di cronaca, secondo un vizio editoriale che evidentemente deve cambiare. Dovremmo dare più importanza a certe cose e noi di questo parliamo. Ora io saluto e ringrazio tutte le persone presenti. Do la parola all'assessore Pedrella, che si candida come cabina di regia in sede al suo assessorato, cabina di regia di questo progetto, di questo tavolo, di questo laboratorio, di questo protocollo, e da qui partiamo per cercare di affrontare da prospettive differenti. Ci sono anche gli altri intervenuti, gli altri interventi che poi chiaramente presenteremo di volta in volta, cabina di regia di interventi differenti, di prospettive differenti, di approcci anche culturali differenti. Allora io ringrazio tutti e do la parola all'assessore Pedrella. Io ringrazio molto Leandro Del Gaudio per aver accettato di moderare e coordinare l'incontro di oggi. Vi dicevo poco fa che ho avuto il modo di incontrarlo in una trasmissione e non solo io ma anche i miei collaboratori siamo restati colpiti dalla sua professionalità e quindi lo ringrazio vivamente. Così come ringrazio tutte le autorità e i rappresentanti delle diverse istituzioni che sono qui oggi con noi, non solo per essere presenti qui ma per quello che tutti i giorni fanno nel loro lavoro quotidiano per fare in modo che i problemi che prima De Gaudio ha sintetizzato vadano sempre di più a diminuire. Io devo dire sinceramente che nel leggere il titolo La riduzione del 50% mi permetto di dire una cosa che va rivolta a tutti, agli operatori, va rivolta a coloro che hanno subito questa grave ma gravissima problematica di aver avuto a che fare in un modo o nell'altro con il problema di incidenti stradali. Anch'io quando si parlò di arrivare sulla Luna pensavo che non fosse possibile e questa è stata poi una delle spinte che mi ha fatto diventare un ingegnere aerospaziale. E la stessa cosa quando stavo al GPS seduto davanti a un bar con mio amico Charles Devasci a mettere sul pezzo di carta il progetto di arrivare su Giove con un satellite per osservare Giove e così via, pensavo che potesse non essere possibile, ma lo è stato. La prima cosa fondamentale nella vita è la volontà, la determinazione e anche la capacità manageriale di organizzare le attività, perché le attività vanno organizzate con uno spirito che non è lo spirito che io chiamo dell'armata Brancaleone, ma è lo spirito manageriale di chi si organizza e ha la volontà ferma di andare a risolvere problemi che non sono degni di una società civile. E non sono degni perché non solo c'è il problema specifico che fa riferimento alla attenzione alle regole, alle norme e così via, ma fa riferimento a uno Stato che deve essere in grado di intervenire per fare in modo che questi livelli di rischi siano portati ad essere minimi, quindi a minimizzare il livello del rischio. Detto questo, quindi io ci credo,
come ho creduto nelle missioni spaziali che abbiamo realizzato. Io ci credo che se c'è continuità e se c'è il coordinamento fra tutti e ci sta la volontà di collaborare fra tutti, noi risponderemo col nostro lavoro anche ad uno solo delle vittime delle strade, per dare un significato ad una morte, per dare significato a uno strazio di una famiglia. E dobbiamo farlo tutti quanti insieme tutti i giorni, rendendoci conto che ogni passo in avanti è un passo che va nella direzione di dare una risposta ad una problematica che noi non ce ne accorgiamo, ma è peggio di una guerra. Delle volte ci soffermiamo a Bittergambio con grande professionalità, l'ha detto. Ci soffermiamo anche con i media a trattare argomenti futili, sciocchi, stupidi, a volte insignificanti, e ci andiamo a focalizzare quando la tragedia prende dimensioni enormi, quando sono decine e decine di morti, ma non ci rendiamo conto che oggi noi ogni anno c'è una guerra in cui muoiono migliaia di persone, in cui tanti ragazzi restano menomati, in cui lo Stato affronta un costo enorme che, se venisse convertito in sicurezza, ovviamente sarebbero soldi un miliardo di volte stessi. Detto questo, come mio sentimento e come mia volontà, quindi il dottor De Gallo diceva come cabina di regia, io non faccio altro, e in questo ringrazio anche tutti gli operatori della mia area e dell'ACAM, che hanno condiviso con me questo obiettivo e ci stanno lavorando sopra. Ovviamente non posso menzionare tutti, però vorrei dire pochissime altre parole prima di lasciare il pavimento a qualcun altro. Volevo dirvi un attimo quello che noi stiamo cercando di fare. Innanzitutto, la prima azione che sto facendo non tanto come assessore della Regione Campania, ma lo sto facendo come coordinatore della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. In quest'ambito ho voluto fermamente, con diverse riunioni della mia Commissione, portare all'Unione Europea una richiesta dello Stato italiano che nel prossimo quadro del piano 2014-2020 ci sia un investimento molto significativo per il miglioramento della sicurezza delle strade, e in particolare nell'ambito italiano particolare attenzione a tutto il quadro del meridione, che sono problematiche molto significative. Sappiamo bene che il livello della qualità del sistema sicurezza, della segnaletica, del livello della qualità della pavimentazione, dell'attenzione a quelli che sono i raggi di curvatura delle curve delle strade e così via, è stato sottoconsiderato negli anni, e bisogna che ci sia un investimento per fare in modo che entro il 2020 ci sia un salto di qualità significativo per quanto riguarda le strade. Una seconda azione che ho fatto come coordinatore nazionale è stato, ed ormai è una volta da 2 anni, è stato quello di spiegare a tutti quanti che ci sta un'età di invecchiamento che non può essere superata. Non si può tirare il collo, anche con manutenzioni ordinarie o parzialmente straordinarie, alla vetustà di mezzi di trasporto. Non si può tirare il collo, ci deve essere una certa data al di là della quale il mezzo di trasporto va in disuso. Non possiamo considerare, sapete che noi in Italia abbiamo una media di anzianità dei mezzi di trasporto su gomma che è di 12-13 anni, vuol dire che ci sono in circolazione mezzi di 25-28 anni, è inaccettabile. Come primo risultato, dopo questa lotta, abbiamo ottenuto, con una intensa azione nel confronto anche del Parlamento, e ora ci stiamo lavorando sopra, una mozione all'unanimità, che in questo periodo potete immaginare quanto difficile sia in Parlamento, con la quale viene richiesto al Governo di inserire nella legge 500 milioni all'anno per 10 anni per il rinnovo del parco dei mezzi di materiale rotabile e il miglioramento della sicurezza. Detto questo, a livello nazionale non vi sto a menzionare altre cose. Abbiamo nell'intesa generale quadro che abbiamo portato in approvazione pochi giorni fa nella giunta della Regione Campania, abbiamo chiesto al Ministero l'introduzione di, se ricordo bene, 100 milioni di euro per un intervento immediato sulla sicurezza stradale in Campania,
E poi ci sono degli altri elementi che stiamo mettendo a punto, gli altri interventi li chiariranno e li approfondiranno. C'è il piano nazionale della sicurezza stradale per quanto attiene la regione Campania, abbiamo lanciato il bando del quarto e quinto programma del piano stesso per circa 4 milioni e mezzo di euro, abbiamo avuto 40 proposte in continuazione del primo, secondo e terzo programma, quindi il quarto e il quinto è in azione in questo momento, abbiamo avuto 40 proposte dai comuni e abbiamo iniziato ad analizzarle per poter al più presto assegnare questi fondi. L'altro è il Moves in Campania, che è il centro servizi di infomobilità, in cui acquisiamo dati e forniamo dati per quanto riguarda la circolazione sul territorio della regione Campania. L'altro elemento, che pure ovviamente mi sembra che prima è anche scorso alcuni degli spot, abbiamo iniziato con la grande aiuto, l'appoggio, e ringrazio molto TG3 Campania, abbiamo iniziato a inserire e a lanciare degli spot sulla sicurezza la mattina e quindi abbiamo in questo modo avuto la possibilità, e ringrazio tutti gli operatori che l'hanno fatto, di avere a livello diciamo gratuito l'intervento di personaggi noti che si sono offerti di registrare questi spot che hanno iniziato già da qualche giorno a essere lanciati la mattina durante il PGC Campania. Buongiorno Luigi. Buongiorno Luigi. Ecco qua, grazie. Io sto cercando di guardare questo. Esattamente, è quello delle 7:30. L'ultimo punto, e ringrazio tutti, è che oggi firmeremo questo protocollo d'intesa sulla cultura della sicurezza stradale in Campania, il dottor De Carlo ne ha già parlato e quindi io ringrazio tutti coloro che rappresentando le istituzioni sono oggi qua con noi per poter firmare questo protocollo. Quindi a fine diciamo, del mio intervento vorrei soltanto dirvi una cosa, la nostra area, il dipartimento, cioè qui la dottoressa Motore, l'ACAM, noi abbiamo le nostre porte aperte H24, come dicono i militari, quindi chiunque voglia con noi lavorare per fare in modo che arriviamo sulla Luna, noi siamo pronti a combattere con loro per arrivare sulla Luna e dimostrare che sulla Luna, se uno vuole, ci arriva. Grazie. Appunto in questo scenario adesso diamo la parola al viceprefetto Vincenzo Di Vico, viceprefetto di Cagliari. Ci troviamo, chiaramente se spostiamo l'attenzione sulla prefettura, che è l'organo centrale che coordina diciamo, le forze dell'ordine, quindi coordina l'intervento di tutti i comuni in divisa, che poi chiaramente in una vicenda così complessa come quanto accade in tema di sicurezza e di prevenzione sono chiaramente chiamata in causa sin dall'inizio. Cosa fa la prefettura? Come partecipa a questo tavolo di concertazione, a questo protocollo di intesa? Qual è ovviamente l'apporto in una mattinata del genere e soprattutto in un progetto che si propone a quello di lunghissima gettata? Grazie alla viceprefetta De Vico. Grazie. Ringrazio l'assessore per averci illustrato la sua parte di iniziativa a livello comunitario. Livello parlamentare, volevo salutare con affetto l'associazione delle vittime della strada, in primo luogo, perché poi loro vivono sulla loro pelle gli effetti di questa tragedia e quindi a loro va questo saluto particolare. Cosa fa la prefettura? In primo luogo volevo sottolineare che oggi è qui presente lo Stato nei più aspetti svariati, ci sono la prefettura, il Ministero dell'Interno, c'è la Polizia Stradale, il dottor Salomone, ci sono il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sotto una duplice veste, la veste motorizzazione e la veste provveditorata alle opere pubbliche. Quindi l'aspetto tecnico, abilitativo dei mezzi e delle persone e l'aspetto manutentivo e della strada. Ci sono due aspetti fondamentali per la sicurezza della strada. Non dimentichiamo che la sicurezza stradale
si compone di aspetti di sicurezza passiva, qual è l'adeguamento delle strade alle esigenze di viabilità, e l'altra parte i comportamenti delle persone. I comportamenti delle persone dipendono molto sia dalle tipiche abilitative e dalla revisione dei mezzi, che avviene, come sapete, oggi in tempi dopo 4 anni, ogni 2 anni. Non mi voglio soffermare su questo aspetto perché non vorrei mettere in campo certe polemiche, ma io temo che le revisioni dei mezzi siano uno dei punti dolenti della sicurezza stradale, perché sappiamo tutti con le concessioni ad officine private della revisione dei mezzi come avvengono certe revisioni, per cui circolano vere mezzi di 25 anni, ma anche mezzi che in revisione vengono fatti in un certo modo. Per cui ringrazio loro tutti della presenza. Inoltre c'è la componente Istat, la dottoressa, che ci assiste sotto tutti i punti di vista per molti aspetti della prefettura, ma vorrei sottolineare un ulteriore aspetto della prefettura che è importante. L'aspetto non solo di coordinamento delle forze dell'ordine, e non voglio dimenticare e sottacere l'importanza della polizia locale, delle polizie locali, che sono fondamentali, i comuni, che ancorché qui non presenti, sono l'ossa, la struttura portante della sicurezza stradale. Pensate che la maggior parte delle strade, della provincia, non sono più sotto legge dello Stato. Sapete che nel 2001 le strade sono state classificate e sono passate tramite la regione alle province, sono quasi tutte provinciali, sono rimaste statali, ANAS, solamente alcune arterie fondamentali. Per cui il ruolo delle polizie locali è fondamentale, ovviamente sempre sotto la guida e il coordinamento tecnico della polizia stradale, che è l'organo principe della sicurezza stradale per tutto ciò che attiene alle tematiche di questo tema. E non vorrei sottacere le ultime vicende che abbiamo vissuto tra il 1968, dove c'è stata la chiusura per lungo tempo per un incidente, se non ricordate male, che ha creato grossi problemi. Con questo cosa voglio dire? Molte volte mi riferisco all'accenno che faceva il dottor Del Gaudio sul tema, come si affronta il tema della sicurezza della strada. A volte lo si affronta non solo dal punto di vista mediale, ma anche da un certo punto di vista di approccio, dal punto di vista sentimentale, occasionale. Cioè, quando c'è un incidente, tutti ci ricordiamo del problema. Finita la parte incidente e l'effetto dei morti, che tutti ci commuoviamo, lasciamo perdere e i comportamenti riprendono ad essere quelli di prima. Deve essere sincero, io siccome viaggio tutti i giorni tra 2 e 8, devo dire, non voglio essere pessimista, anzi sono ottimista, perché ho visto in questi mesi dopo l'incidente della 268 un cambiamento di comportamento della gente. Devo essere sincero, salvo alcuni pazzi scatenati che viaggiano e sorpassano, però ho incominciato a vedere che dopo quell'incidente, dopo quella chiusura di 4 mesi, una sensibilizzazione a livello individuale c'è stata. Siccome la faccio tutti i giorni, perché io abito 8 anni in provincia, vi posso dire che la gente incomincia a rispettare verso il limite di 70 gradi, c'è un inizio di sensibilizzazione, ovviamente la strada è quella che è, i lavori sono sospesi, avete tutto, quindi. Però l'atteggiamento delle persone non è fondamentale per prevenire gli incidenti. La prevenzione maggiore la fa il comportamento, la strada è importante, fondamentale, adeguamento strutturale, adeguamento delle terze corsie, delle doppie corsie, ma il comportamento delle persone e quindi la parte educazione. In cui vengo alla presenza del Ministero della Pubblica Istruzione e delle scuole. Il lato educativo è il problema, fondamentale anche quello, quindi un'altra componente dello Stato, scuola, educazione, quindi qui c'è tutto lo Stato a servizio di questo progetto, di questo protocollo. E questo è il senso della nostra presenza qui. La presenza di un organo, una vettura che cerca di mettere insieme tutti gli aspetti, forse ne dimentico qualcuno, chiedo scusa se me ne dimentico qualcuno, intorno a un tavolo per affrontare un tema che effettivamente fa più danni probabilmente di altre cose, a cui diamo molto più importanza sui media, rispetto a questo tema che molte volte passa sotto silenzio. Per cui la prefettura, tra l'altro, devo dire, è già da 6-7 anni che affronta questo tema nelle sei nostre stanze. Io mi ero cercato di mettere assieme, fin dal 2007, un osservatorio di incidentalità, qui c'è il dottor D'Arienzo, il dirigente dell'ufficio rappresentante dello Stato, che non a caso tratta questo tema. L'ufficio rappresentante dello Stato in prefettura è un ufficio a livello regionale che cerca di dare anche delle indicazioni anche alle altre prefetture della regione. Quindi è un tema che viene trattato anche come indicativo di metodologie di lavoro che vale per tutti. Quindi loro hanno cercato di sensibilizzare al massimo i comuni,
le associazioni, gli organi di polizia, le polizie locali soprattutto, a certi modi di controllo, perché purtroppo in carenza di risorse, come siamo oggi, l'unica farma che abbiamo è quella di mettere la massima attenzione a livello preventivo, prevenire, perché ormai quando il danno è fatto non è che si possa fare, si spendono soldi enormi. Per cui la prefettura in questo senso ha firmato anche altri protocolli con il Comune di Napoli recentemente, piuttosto comune, per l'incidentalità derivante da sostanze, uso di sostanze tossiche o psicotrope, per cui i vigili del Comune di Napoli stanno facendo un lavoro di monitoraggio di queste occasioni. E la prefettura supera l'educazione statale praticamente a 360 gradi impegnata, sotto tutte le sue varie gare. Per cui il nostro impegno, la nostra presenza qui vuole essere una presenza che conferma quello che già abbiamo avviato, un impegno ulteriore per il futuro, e la firma del suo protocollo vuole dimostrare questo, che noi siamo pronti a sostenere tutte le componenti, Stato, enti locali, regioni, per tutto ciò che compete alle nostre rappresentanze, alle nostre forze sul territorio, perché si possa raggiungere veramente questo obiettivo ovviamente molto forte della riduzione del 50% dei giretti entro il 2020. E speriamo che l'Europa ascolti questa nostra grido di dolore e venga incontro anche con dei finanziamenti, perché, come dice il nostro capo compartimento della Polizia Stradale, senza soldi non si cantano messi. I soldi sono fondamentali per fare qualsiasi progetto, sia di sicurezza passiva, sia di sicurezza attiva. Per cui non mi resta che augurare buon lavoro e buona giornata, e speriamo di ridurre al massimo i vittime della strada o addirittura di eliminarli. Un'utopia, come diceva l'assessore, le utopie ci fanno vivere, le utopie sono la nostra forza. Grazie a tutti. Grazie prefetto, però io devo aver ascoltato i primi due interventi, un minimo di provocazione più che di moderazione la devo fare, perché io provo ad immaginare un mondo in cui, un mondo napoletano o campano, in cui nessuno più si droga, nessuno più beve e tutti quanti rispettano le regole della strada, quindi si va a 70 all'ora, 50 all'ora nel centro cittadino, non si fanno sottopassi azzardati, eccetera, eccetera. Però la tragedia di Avellino, quella che abbiamo ancora tutti quanti negli occhi della metà di luglio, quella sarebbe accaduta lo stesso, perché sul fronte della prevenzione manca la questione della revisione, manca un accenno forte alla questione appunto delle revisioni che lei poco fa ha fatto. Allora io, prima di dare la parola al generale Salomone, mi verrebbe da dire, ma queste revisioni come avvengono? E la Polizia Municipale, che è attiva su tantissimi fronti, è appunto la polizia di prossimità, quella alla quale tutti i napoletani rivolgono tutte le proprie, da un lato imprecazioni, dall'altra attenzioni suggestive. Allora, si va nei centri di collaudo e si dice questo benedetto collaudo, come avviene, quanto costa una revisione, che cosa accade quando io ti porto in mezzo e me lo riporto subito dopo, e quando si va a fare una gita questo bus, questo pulmanino, come funziona? Funziona bene, è attrezzato per trasportare delle persone? Allora il discorso è molto molto ampio, non a caso qui ci sono tutti gli interlocutori adeguati. Appunto, ragioniamo in un mondo in cui tutti rispettano le regole, non è questo sicuramente il mondo nel quale viviamo. Ma poi, sul fronte della prevenzione, oltre a dialogare con gli studenti e con i genitori degli studenti, c'è anche qualche altra cosa. Generale, io le cedo la parola e faccio i complimenti per il lavoro che fate, però vorremmo anche delle risposte. Innanzitutto saluto tutti, perdonatemi se non faccio l'elenco, ma sono così preso dalla voglia di rispondere che quasi quasi mi fermo, saluto tutti. Tutti quanti stiamo facendo riferimento al materiale rotabile, al materiale meccanico, mi dispiace, qua quello che manca è il materiale umano, è inutile che ci nascondiamo. E non mi parlare del fatto di Avellino, perché Avellino ce l'ho io negli occhi. Avellino, alle 9 di sera, la prima lampada che illuminò giù era guidata da me, era dei vigili del fuoco. È vero, il camion in mezzo aveva dei difetti, ma aveva un difetto come quella persona che fa il check-up la mattina e il giorno dopo muore di infarto. Perché c'è stata la rottura di un pezzo, e non voglio difendere la motorizzazione, c'è stata la rottura di un pezzo che era imprevisto e imprevedibile in 9 mesi. Non per io sono io che ho denunciato la motorizzazione, però
Ecco, lei ha fatto un elemento preciso, ha introdotto un argomento che generalizzato, come ha fatto il prefetto, va bene, cioè occorre che la motorizzazione fermi un poco il cervello e cominci ad attuare dei sistemi di controllo molto molto più precisi, togliendo di mezzo i privati, oppure mettendo in condizioni i privati di lavorare in un certo binario. E questo è importante. Però generalizzare, introducendo argomenti specifici, è un poco troppo duro, perché ancora non abbiamo in possesso elementi che ci consentono di dire che la colpa è di Tizio o di Caio, come dicevano che la colpa è di Autostrade perché i bulloni non hanno mantenuto il guardrail, ma i bulloni erano secondo norma. Però c'è un problema di revisione, ho detto categoricamente che ci sono, ma problemi di revisione in senso generale, perché il fatto, e lo dico come poliziotto, scusatemi, ho tolgo la divisa oppure parlo in modo franco, ci sono dei casi in cui le macchine non entrano neanche a fare le revisioni, e questa è la verità. Il signore che fa la revisione a un'altra macchina e se ne esce con la tarda gli ha pagato 30 euro. Questo è un dato di fatto che nessuno si deve nascondere, perché se cominciamo ad aprire questo tavolo con la demagogia, è bene che lo chiudiamo, perché la sicurezza stradale sembra una barca che viene costruita a Bellino ma che non parte mai. Prima una volta ci stanno i soldi, poi la gente lo può fare. Guarda, se vogliamo cominciare, dobbiamo cominciare non a fare gli elenco delle persone che muoiono, dobbiamo cominciare a fare nome per nome. Ieri è morto Tizio, ieri è morto qua, solo così cominciamo ad avere quella sensibilità che occorre perché il problema venga affrontato nel modo dovuto, con la gente dovuta e con i soldi che ci vogliono, perché senza soldi non si deve andare a messa. Se la sicurezza è l'illuminazione e il lampadino si accade, non è che viene qualcuno che ci si mette col suo faretto. Quindi io sono qui veramente con uno spirito, perché innanzitutto conosco il piacere di conoscere il senatore Petrella, e quindi se c'è lui la partenza è buona, perché so che è una persona che è dotata di buona volontà, ha la voglia di mettere in campo i mezzi necessari, e quindi polemizzare sul passato non è che sia così costruttivo. Pensiamo a quello che dobbiamo fare, facciamolo nel modo dovuto. Sono d'accordo con Del Gallo, c'è attenzione, però noi sappiamo che esistono delle mancanze, ma è questo il modo, è il momento per cominciare a capire quali sono le mancanze e come dobbiamo farle. Accennava al fatto che abbiamo parlato solo di alcol e droga, è quello che un po' i mass media più ci propinano, ma i tavoli che andranno a formarsi affronteranno tutti i problemi. Un mese lo dedichiamo a questo, un mese lo dedichiamo a questo, il mese successivo penseremo anche alla motorizzazione, l'altro mese penseremo alle scuole, però occorre che fermiamo un po' il cervello e comprendiamo come procedere. Perché il fatto che tutti ce l'hanno con i giovani, no, io sono contrario, io ce l'ho con i genitori. Questo è uno dei pochi casi in cui si può dire che un pesce puzza la cappa, perché vanificano gli sforzi che facciamo con i giovani. Perché io ho sentito dire, e lo raccontavo al prefetto, a un ragazzo: papà, ma tu non devi tracci tu. La risposta è stata: perché te fai fatto tu? No, è così, perdiamo tempo. Fuori alle scuole, 5 ore in una scuola, poi esco i bambini nelle macchine con le mamme, con i padri, non si capiva niente. Mi sono girato e ho detto: ho perso 5 ore. E allora io ho chiesto alle scuole, al provveditorato, che non mi presento da nessuna parte se non c'è prima il bambino e poi la mamma o il padre a fianco. Quindi questo è lo sforzo che dobbiamo produrre. Comandante, grazie, noi sapevamo che c'era questa reazione, quindi l'abbiamo provato. Assolutamente, siamo convinti del prezzo. Allora è arrivato l'ingegnere Dondolini, adesso grazie per essere venuto. Abbiamo introdotto l'argomento relativo al protocollo legato appunto sulla incidenza degli incidenti stradali, e sono intervenuti appunto l'assessore Petrella e gli interlocutori che abbiamo qui. Adesso ascoltiamo la sua voce e la presento come ministro, come espressione del Ministero delle Infrastrutture. Grazie per essere qui a Napoli. Noi stiamo lavorando su un progetto finalizzato
ad abbattere del 50% il numero di sinistri e di incidenti stradali a Napoli e in Campania. È un'operazione forte, qualcuno dice utopica, qualcuno dice velleitaria, da realizzare entro il 2020 nella città e nella terra dove si dice che le regole si rispettano poco. Quindi c'è un tavolo attorno al quale sono sedute tutte le componenti della società civile, dallo Stato, la scuola, le associazioni di vittime della strada, i parenti di vittime della strada. Ora ascoltiamo la sua voce e la ringraziamo. Grazie a lei, buongiorno a tutti. Sì, devo dire, è un obiettivo veramente impegnativo. D'altro canto, ricordo bene convegni come questo all'inizio degli anni 2000, quando anche lì inseguivamo un obiettivo assolutamente utopico di riduzione del 50%, e spesso ecco che capitava che suscitavano una certa ilarità, dice figurati se al 2010 riescono a raggiungere il 50% di riduzione. In realtà il 50% non l'abbiamo raggiunto, la sinistra del progetto. Quindi tutto sommato, e questo devo dire, questo primo decennio di riduzione dell'incidentalità stradale in cui ci siamo posti un obiettivo insieme all'Europa e l'abbiamo inseguito, ci ha dato poi la consapevolezza che molto si può fare. Ecco, questi sono i numeri a livello nazionale. Abbiamo appunto nel 2011, l'ultimo anno per cui esistono dei dati ufficiali, 3.860 morti. I numeri sono dei numeri impressionanti, sono 11 morti al giorno, un decesso ogni 2 ore, un costo sociale di circa 20 miliardi di euro. E abbiamo una stima preliminare Istat, adesso il 6 novembre ci sarà la presentazione dei dati ufficiali che sembra sostanzialmente confermata, di 3.650 morti. Ecco, il fenomeno di incidentalità stradale è un fenomeno la cui il fatto che avviene in modo diffuso sul territorio e in modo continuo, quotidiano, rispetto a eventi puntuali, fa perdere spesso alla gente la dimensione esatta dell'enormità di questi eventi. Se facciamo un confronto, ad esempio, con recentemente c'è stato la ricorrenza dei 50 anni nel Bailotto, dove sono morti 2.000 persone, tutte in un unico momento, ovvero, e lo diciamo spesso, le Torri Gemelle, sono morte 2.752 persone. Ebbene, la sicurezza stradale provoca nel nostro paese ogni 9 mesi un effetto come quello delle Torri Gemelle. Tenete presente che questa situazione, le Torri Gemelle, ha provocato un completo modo di cambiare delle nostre abitudini di spostarci, i sistemi di intelligence, i sistemi di sicurezza. Quindi se riuscissimo a dare esattamente all'utenza la percezione esatta di quello che determina la sicurezza stradale, credo che avremmo la prima e la più importante arma per sconfiggere o per contrastare questo fenomeno. Qui abbiamo la situazione dell'evoluzione dell'incidentalità nazionale dal 2001 al 2012. Abbiamo avuto quindi un circa 49% di riduzione della mortalità. La mortalità è la linea rossa. Ecco, se andate sulla colonna del 2010 vedete quanto ci siamo spostati rispetto all'obiettivo europeo. Quindi abbiamo avuto un trend non di eccessiva entità, ma sicuramente importante e costante soprattutto. Costante rispetto alla situazione europea, più o meno stiamo nella media, quindi c'è avuto un 42,4% contro il 42,8% della media europea. Ecco, l'importante, e qui c'è la situazione europea nel biennio 2010-2011, quindi nel nuovo ciclo rispetto all'obiettivo 2020, dove l'obiettivo è 2045 morti, cioè quindi la metà di 3.000 morti.
Ecco, vediamo che alcuni paesi normalmente virtuosi, come il Regno Unito, l'Olanda, piuttosto che la Germania, hanno avuto una regressione, quindi è un fenomeno. Avere un risultato positivo non significa mantenerlo, ma bisogna stare costantemente sempre sul pezzo, cercare costantemente di perseguirlo, perché è facilissimo che ci sia un'inversione di tendenza. Quindi diciamo, nei 10 anni che sono passati, l'importante è che siamo riusciti a mantenere un trend costante di riduzione. Ecco, brevemente, le azioni che hanno permesso questa riduzione è che, dicevo appunto, parliamo di 7.096 morti al 2001 sul territorio nazionale, contro i 3.860 del 2010. E sicuramente c'è stato un approccio più rigoroso e sistematico rispetto ai temi della sicurezza stradale di quanto non ci fosse stato nel passato. Tra l'altro il 2001 si inserisce al completamento degli anni, alla fine degli anni 90, dove c'è un trend più o meno di stagnazione se non di incremento dei valori. Quindi tutta questa serie di azioni hanno permesso alla curva dell'incidentalità che abbiamo visto prima di cambiare direzione e di proseguire costantemente verso il basso. Quindi un'azione importante è stata il Piano Nazionale di Sicurezza Stradale, cui anche la Regione Campania ha partecipato, quindi c'è stata un'attribuzione di risorse in cofinanziamento dallo Stato centrale rispetto alle singole regioni in relazione ai problemi di sicurezza stradale delle singole regioni, che è stato quantificato come indicatore è stato utilizzato il costo sociale. E questi interventi sono 1.561 interventi finanziari con 5 programmi di attuazione. Diciamo l'86% di queste misure si è concentrata nel settore infrastrutturale e poi abbiamo avuto misure di rafforzamento del governo della sicurezza stradale, vedi il centro di monitoraggio della sicurezza stradale, costituiscono un elemento importante rispetto a quanto contenuto dal piano nazionale per far assumere sul territorio una capacità di governo della sicurezza stradale e poi altre misure accessorie. Un altro elemento direi che segnalerei alla nostra attenzione, che ha avuto particolare importanza in questo cambiamento che c'è stato, è stata l'azione normativa. La più nota è la patente a punti, ma ci sono stati un insieme di interventi normativi e di misure che hanno determinato, sicuramente hanno contribuito molto all'inversione di tendenza che c'è stata. Un ampliamento dei poteri di accertamento degli organi di polizia e anche un inasprimento delle sanzioni, soprattutto per i comportamenti di guida a maggior rischio. Sono state ad esempio introdotte delle misure specifiche tipo alcol zero per i volontari o per i conducenti professionali. Altre azioni che hanno guidato il cambiamento sono azioni di informazione sui temi, cito e comunicazione, attività di educazione stradale nelle scuole che comunque anche se non ha raggiunto il pieno regime, comunque è un'attività che sta crescendo e si sta diffondendo sul territorio. In questa slide sono ricordate le immagini della nostra campagna che abbiamo fatto per 3 anni consecutivi, cui luogo è appunto sulla buona strada, che sta proprio a sintetizzare questo trend di miglioramento che c'è stato, ma ci ricorda comunque ancora tutto quello che dobbiamo fare, ci dice che ancora siamo per strada, dobbiamo ancora arrivare all'obiettivo. E un'altra azione che ha guidato il cambiamento molto importante direi è l'incremento dell'azione di controllo. L'incremento dell'azione di controllo, pensate che solo per quanto riguarda i controlli sullo stato di ebbrezza, noi siamo partiti nel 2007 grazie appunto anche a un'intensa collaborazione con gli organi di polizia, per cui ho rappresentato la polizia stradale, purtroppo sono arrivati in Italia, non ho sentito il suo intervento, ma diciamo, abbiamo attivato una collaborazione. Noi abbiamo fornito dal 2008 circa un terzo di tutti gli etilometri
presenti sul territorio nazionale con il Ministero delle Infrastrutture. Abbiamo dato ai colleghi della Polizia e all'Arma dei Carabinieri e questo ci ha permesso il 2500 precauzioni. Ci ha permesso di passare da circa 250.000 controlli nel 2006 a 1.700.000 controlli fatti sul territorio nazionale nel 2010 e controlli che stanno ancora crescendo. In questo numero non è compreso tutti quelli fatti dalle polizie locali, per cui non esiste un censimento e forse anche questo è un aspetto molto importante di iniziare ad avere i dati, gli elementi che ci permettono poi di mettere in campo delle strategie per il controllo. Un'altra attività molto importante di controllo che facciamo, che cito solo ad esempio a livello specialistico, ritorno un attimo indietro. C'è un aspetto importante da segnalare sui controlli, cioè che a fronte di questo aumento in realtà abbiamo avuto una diminuzione di casi positivi rilevati. Quindi praticamente abbiamo avuto, mentre siamo aumentati 7 volte, abbiamo avuto una riduzione abbastanza consistente dei casi positivi rilevati. Questo significa che i controlli non sono solo di pressione, ma hanno un effetto di prevenzione assolutamente importante ed efficace. Questo stesso discorso lo troviamo sui controlli che facciamo insieme ai colleghi della Polizia e con l'Arma dei Carabinieri, controlli sui mezzi pesanti. Il Ministero ha a disposizione 27 centri mobili di revisione, quindi si portano su strada e si fanno delle vere e proprie revisioni. E ci capita spesso di trovare dei mezzi che non sono in condizioni di circolare. Ecco, anche su questo abbiamo avuto come veicoli controllati rispetto al 2007, anno in cui abbiamo cominciato questo tipo di attività, siamo partiti da 20.000 controlli, siamo arrivati a 65.000 veicoli, e quindi un 216% di incremento di attività. A fronte di questo, come inflazione, quindi di riduzione del numero del 50%, abbiamo bisogno di un 7% all'anno. Quindi è su questo che dobbiamo calibrare, quindi dobbiamo aumentare la velocità di riduzione della mortalità. Allora, come fare? Qui abbiamo le 7 linee di guida che ha dato la Commissione Europea, quindi l'educazione statale, applicazione della normativa, rafforzamento della normativa statale, miglioramento della sicurezza delle infrastrutture, sul quale c'è comunque appunto il decreto legislativo 35, che in prima fase coinvolge la rete transeuropea e poi progressivamente sarà esteso anche a tutti gli altri enti proprietari delle strade, che prevede tutto un percorso con una valutazione di sicurezza sia in fase di progettazione sia un'analisi di sicurezza nei momenti successivi in fase di gestione. Quindi ci sarà un pool di esperti che andrà a valutare le singole condizioni di sicurezza sulle strade per poi andare a fare un elenco di priorità degli interventi. Promozione delle moderne tecnologie, miglioramento dei servizi di emergenza e assistenza con azioni incidente, sui quali con la Commissione Europea stiamo lavorando e che noi stiamo partecipando relativamente alla distinzione tra feriti lievi e feriti gravi, che ci vanno le statistiche, sui vari trovo per mettere in piedi, a livello anche condiviso, delle strategie specifiche per la riduzione dell'incidentalità grave. Ricordo che a livello nazionale sono circa 20.000 ogni anno, oltre a quel numero spaventoso di feriti che abbiamo, di quelli 20.000 sono persone che hanno delle invalidità permanenti. E poi il rafforzamento della governance della sicurezza stradale. Categoria maggior rischio, qui ci sta, in questa slide è riportata un po' la metodologia con cui le abbiamo individuate, quindi basata sia sul numero totale di morti e di feriti che riguardano quella specifica categoria, sia il trend storico del numero di morti, confronto con le situazioni di altri paesi europei e livello specifico di rischio per unità di spostamento.
sulla base di queste analisi che abbiamo fatto, abbiamo individuato come categoria di rischio appunto tutta la parte degli utenti vulnerabili. A qualcuno non piace la parola deboli, preferisce chiamarli vulnerabili, ma credo che nella sostanza poi il problema terminologico, lessicale sia molto marginale. Quello che è importante è che quelle sono le categorie che effettivamente meritevoli di attenzione ai fini della strategia dell'intervento. Un'altra categoria che ci sembra particolarmente importante è quello degli utenti a rischio di incidenti di linea. Quindi abbiamo una mortalità sul lavoro, sono circa 1000 morti ogni anno, di cui il 50% avviene durante lo spostamento. Quindi sfruttare anche la capacità delle aziende o degli enti nel formare o nel sensibilizzare rispetto a questo tema ci è sembrato comunque un intervento di sicurezza stradale particolarmente importante. E poi abbiamo aggiunto un obiettivo specifico secondo noi importante anche dal punto di vista sociale, cioè ci piacerebbe bambini da 0 a 14 anni nessun morto sulle strade. È un obiettivo di vision, però iniziamo ad accorciare una vision zero anche noi, come hanno fatto alcuni paesi scandinavi. Non significa che nel 2020 noi speriamo di avere 0 bambini morti, però immagino che non ci sia necessità che mi dilunghi sull'importanza di questo obiettivo, anche perché è un obiettivo secondo me facilmente raggiungibile, andando a intervenire tutto su una serie di fattori di rischio che purtroppo ancora diciamo, le abitudini ci portano sia sui seggiolini nelle macchine, sia negli attraversamenti pedonali, sia in bicicletta. Ogni anno muoiono 60 bambini oggi e credo che un buon numero di questi potrebbero essere evitati ricorrendo a delle attenzioni direi abbastanza modeste. Quindi su questo vorremmo lavorare e appunto per questo, proprio come stimolo, ci siamo posti questo tipo di obiettivo. Questo c'è un esempio di analisi di individuazione di categoria di rischio, un po' richiamato quello che dicevo prima, da richiamare la ripartizione, la composizione della mortalità complessiva, come si ripartiscono il numero di morti e come incide quella specifica categoria rispetto al complesso del numero di morti. E questi sono gli obiettivi, quindi bambini a 14 anni, obiettivo di riduzione 100%. Due ruote a motore vorremmo raggiungere il 50%, tenendo conto che è una categoria che solo negli ultimi due anni è diminuita, ma nel complesso dell'incidentalità è andata sempre di più pesando rispetto al complesso tutta la mortalità. Ciclisti 60%, e questa sarà molto impegnativa perché comunque la mobilità ciclistica in molte realtà, non so Napoli, ma comunque in molte realtà è una mobilità assolutamente in crescita, e quindi crescendo quel tipo di mobilità ovviamente cresce il rischio rispetto alle possibilità di incidenti. Pedoni meno 62% e 50% degli utenti mobili. E qui è il discorso che faccio prima, quindi associare a queste categorie i vari fattori di rischio. Prendiamo ad esempio i bambini fino a 14 anni. Allora, c'è un fattore di rischio che abbiamo individuato come visibilità, gli attraversamenti soprattutto in bicicletta. Quindi dovremmo andare a lavorare appunto introducendo sia delle misure normative che comportamentali assolutamente indirizzate contro, per migliorare questo tipo di... Poi sì, le attività dispositivi di protezione, ovviamente abbiamo uno scarso uso, 4 bambini su 10 vengono messi sui seggiolini, questa è la realtà. Quindi bisogna lavorare molto anche su questo. E l'altro fattore di rischio è mancanza di esperienza, quindi attraverso una serie di corsi di informazioni nelle scuole, a cominciare dai bambini più piccoli con la messa in sicurezza dei percorsi di casa scuola. Sono esperienze che stiamo facendo anche i nostri uffici qui hanno fatto, e devo dire che stanno dando dei risultati veramente importanti. Quindi
qui c'è un altro esempio del tipo quello fatto per i ciclisti, insomma, quindi l'associazione dei di linee strategiche specifiche alla singola categoria. E qui quali delle schede di misurazione? Quindi qui abbiamo solo due esempi, quindi sono relative a percorsi ciclabili oppure alla valutazione di impatto sulla sicurezza stradale, che è quella a cui facevo cenno, che comunque queste specifiche analisi che dovevano essere fatte sulle infrastrutture, abbiamo circa una cinquantina di schede sul documento del piano. Relative alle singole misure che poi vengono proposte a chi governa poi la sicurezza stradale sul territorio, quindi a tutti i governi locali, oltre che al Ministero che lo fa a carattere nazionale, a tutti i governi della regione, quindi il Ministero Comune. Vado verso la conclusione. Qui abbiamo una fase appunto di lavoro in corso, ovviamente il fatto di scomporre il piano in due decenni appunto non significa, non c'è soluzione di continuità, è un lavoro che si sta facendo continuamente, quindi abbiamo, avete letto dai giornali che c'è un disegno di legge per la riforma del codice, quindi si va verso l'elaborazione di un codice snello, semplice, il codice fatto di non tantissime regole, che non scendono in dettagli così spinti, che non abbia bisogno di una norma primaria per fare delle modifiche, soprattutto per quegli aspetti tecnici, dove il codice attuale, purtroppo, tra regolamento e codice sono circa 650 articoli che sfuggono spesso alla comprensione dell'utente che poi si trova per strada e che si occupa comunque di altro, e quindi è spesso in genere confusione. Quindi questo è un lavoro sicuramente da fare, all'interno del quale vorrei andare a mettere comunque una serie di misure. Mi viene in mente quello che citavo prima, ad esempio della visibilità, lì dovremmo cercare ancora di andare a spingere prevedendo degli obblighi per gli utenti. Riguardo al piano nazionale della sicurezza stradale, anche per dare stimolo rispetto al piano precedente col decreto del FAE, abbiamo fatto inserire una norma in cui i piani nazionali che sono stati un po' la base di appoggio su cui si è determinato il miglioramento del precedente decennio, sono stati 5, abbiamo ancora una serie di interventi finanziati negli anni 2002-2003 che non sono partiti. Non ha senso tenere in un momento come questo di poche risorse, tenere impegnati dei fondi in attesa che, mi rendo conto delle difficoltà dei comuni o dei soggetti attuatori, perché il patto di stabilità comunque introdotto degli elementi di complessità sicuramente non da poco, però rispetto a un obiettivo di sicurezza stradale che dovremmo raggiungere non possiamo tenere fermi per 10 anni i fondi, quindi abbiamo visto la revoca di questi fondi e per una quota parte di utilizzabili il reimpiego di nuovi progetti che siano immediatamente caratterizzabili e che possano permettere degli obiettivi di riduzione di sicurezza stradale dimostrati, cioè su base concorsuale, quindi diciamo qualunque dei soggetti può presentare la domanda e quindi vedremo cercando di reimpiegare queste risorse. Nell'ambito della settimana, la seconda settimana sulla sicurezza stradale, abbiamo avuto insieme al Lanci, abbiamo fatto le iniziative per la riduzione dell'incidentalità relativa ai pedoni, hanno aderito 120 comuni, devo dire che hanno visto anche il monitoraggio e rispetto ai tre morti dell'anno precedente in quei comuni, quest'anno abbiamo avuto mortalità zero, quindi anche su quello. Lo scopo di questa iniziativa ovviamente non era di spagnare la settimana della sicurezza stradale e fare bella figura, lo scopo è iniziare ad attivare una serie di azioni di livello strutturale nei singoli comuni e sensibilizzarli al tema della sicurezza stradale. La sicurezza stradale è dei comuni. Poi abbiamo tutta una serie di processi, insomma, uno che vede che a volte anche c'è il monitoraggio, che è quello di migliorare il sistema di raccolta dei dati di incidentalità, è un lavoro che stiamo facendo anche con i colleghi dell'Istat per cercare di automatizzare, sistematizzare, approfondire, perché
con la conoscenza dei dati, come spero di essere riuscito a trasferire, diventa un elemento indispensabile di conoscenza dei fenomeni, che poi è quello sulla base di quello che può permettere la possibilità di introdurre delle misure importanti. Andiamo avanti col monitoraggio per capire quali sono gli interventi che effettivamente hanno dato dei risultati, i più importanti risultati, e anche proporre delle best practice sulla base di quello che emerge. E poi sì, abbiamo nel mese di novembre usciremo con una campagna sulla sicurezza stradale, proprio dedicata a campagna nazionale, dedicata all'utenza debole. Anche qui proseguiamo con l'utilizzo del CLEM sulla buona strada e appunto, il target che abbiamo scelto è appunto l'utenza debole. Io credo, vi ringrazio a tutti per l'attenzione e bene. Diciamo, il suo intervento ha avuto il merito quantomeno di dimostrare che qualcosa che si può fare, cioè la provocazione o la suggestione dell'assessore Vedrella di questa mattina, si può arrivare sulla Luna, quantomeno ci si può sforzare di fare un lungo viaggio, viene confermata dal fatto che, anche dai numeri che sono stati elencati, cioè dal fatto che abbiamo 10 anni di esperienza alle spalle, in questi 10 anni se non siamo arrivati al 50% abbiamo toccato quota 47, no? Siamo arrivati al 47%. Prima al buffet ho incrociato gli occhi e lo sguardo di un sacco di persone che sono motivate da tutti i punti di vista, sia operatori della strada, sia esponenti delle forze dell'ordine. Qualcuno mi ha tirato l'orecchio per un paio di cose che non ho detto in modo esatto a proposito delle revisioni dei mezzi pesanti, giustamente vengono fatte dalla motorizzazione, non vengono fatte dai privati, non dobbiamo buttare la croce addosso ai privati, però il problema delle revisioni dei mezzi grandi, pesanti e quelli diciamo ordinari è un problema sentito, anche perché è stato rappresentato dagli addetti alla ruota, quindi c'è una difficoltà che su questo campo deve essere affrontata e superata. La dottoressa Angela Maria Di Grandi che ci parla della raccolta dei dati sulla incidentalità, è una dirigente Istat, quindi più di lei, nessuno più di lei ci può raccontare che cosa sono quei numeri e quanta vita scorre dietro quei numeri. Grazie. Allora, io ringrazio moltissimo l'assessore per avermi dato questa opportunità per parlare di statistica, che è il mio lavoro, perché appunto lo ritengo uno strumento fondamentale per conoscere il mondo in cui viviamo, soprattutto quando affrontiamo tematiche complesse come quelle dell'incidentalità stradale, rispetto alla quale come dire, c'è una richiesta di informazioni di dettaglio veramente elevata, quindi per noi è un ambito difficile di governo. La qualità dell'informazione, lo sapete tutti, raccogliamo noi i dati che ha anche esposto il dottor Dondolini, sono frutto di questa attività di raccolta che facciamo sul mandato dello Stato italiano, ma il fatto di raccogliere i dati non è sufficiente, cioè non basta raccoglierli, bisogna raccoglierli cercando di raggiungere elementi di qualità per produrre informazioni di qualità. I problemi dove stanno? Noi abbiamo avviato in Campania in particolare un processo di decentramento nel 2007 e adesso siamo in grado di cominciare a raccogliere dei frutti di questo impegno che è stato inizialmente abbastanza complesso. Con la statistica e la qualità dei dati noi riusciamo a dare una sintesi di quello che succede nella realtà, ma il nostro problema è che i veri diciamo, attori della raccolta delle informazioni non è l'Istat, ma sono gli operatori che stanno sulla strada e che si trovano ad avere questo contatto con la realtà tragica dell'incidente. Sono tanti, sono organi di polizia molto diversi che hanno anche un'organizzazione particolarmente non sovrapponibile l'una all'altra. E poi l'evento incidente stradale è un evento complesso. Ne parlo qui un attimo perché in questa
distanza, insomma in questo momento noi siamo portati ovviamente a mettere in luce gli aspetti trasportistici dell'incidente stradale unitamente agli elementi comportamentali. Ma l'incidente stradale, dopo che appunto si è verificato, va a impattare su un'informazione che non è solo di quello che è successo sulla strada, quindi un fattore scevro da problemi di privacy, invece ha delle componenti che sono l'esito dell'incidente sulle persone, quindi ferito, morto, e un altro aspetto che è aver violato la normativa del codice della strada. Quindi anche noi come Istat, è vero che produciamo i dati della statistica sugli incidenti stradali, cioè come un corpus unico, però poi vanno le informazioni a dover ragionare insieme ad altre due grandi statistiche, che sono quella dei morti, la cui causa è da ricondurre all'incidente stradale, quindi parliamo di statistiche sanitarie, e le altre che sono le statistiche giudiziarie. Questo per dire che è un fenomeno complesso nella raccolta, e anche quando noi parliamo di qualità, la qualità non viene, come dire, enunciata, deve essere dimostrata. E per dimostrarla noi ci dobbiamo adeguare a degli standard, per questo parliamo di standardizzazione, e dobbiamo essere coerenti con le altre fonti di informazione. Noi statisticamente la chiamiamo riconciliazione delle fonti, per cui stiamo lavorando in particolare in Campania con uno studio progettuale, PSN, che è il Programma Statistico Nazionale, uno studio sulla riconciliazione tra dati di mortalità dell'indagine degli incidenti stradali e quelle delle statistiche sanitarie, che è un primo problema. Nel PSN 2015, che stiamo in questo momento scrivendo, proporremo un altro studio progettuale un po' più ambizioso, che è quello di verificare gli esiti con i dati delle schede di dimissione ospedaliera con l'ESDO, che è un'operazione abbastanza rischiosa perché è complessa da mettere in atto, però anche questa dovrà essere, come dire, enunciata pubblicamente e riconosciuta nel Programma Statistico Nazionale, perché in Italia statistica, indipendentemente da un'organizzazione statale che le adotti, non se ne possono fare, e questo è un primo punto anche di criticità che va ben compreso. Allora, quindi i risultati che noi ci stiamo attendendo da questa operazione, quindi miglioramento della copertura, vedremo alcuni risultati, avere informazioni statistiche territoriali attendibili, affidabili, e ridurre poi il carico di lavoro sugli organi che devono produrre l'informazione, perché quella richiesta di informazione di cui vi dicevo prima va poi tutta a ricadere sui comuni, sulle polizie municipali, che devono dare informazione a tutti coloro che hanno come mission la sicurezza stradale. Quindi significa caricare di oneri molteplici le stesse persone, tra l'altro hanno già di per sé problemi di organico, di tempo, di risorse e quant'altro. Quindi noi stiamo cercando di organizzare anche la riduzione del carico e poi la valorizzazione del lavoro che viene svolto. Allora, qualità delle informazioni statistiche, questi sono dei principi che sono dichiarati dal codice delle statistiche europee, che è stato poi adottato anche in Italia con una legge ad hoc, che sono le caratteristiche dell'informazione. Cioè, quando parliamo di informazioni statistiche, parliamo di informazione statistica ufficiale, parliamo del raggiungimento di questi obiettivi, cioè accuratezza. I dati che noi raccogliamo riescono a fornire misure attendibili del livello e delle caratteristiche? Quando noi andiamo a pubblicare i dati sui punti neri, no? Sui punti di rischio, allora per chi fa delle elaborazioni astratte può andare tutto bene, però quando lo andiamo a proporre, a far vedere a un comune, a un gestore di una strada, lì non possiamo essere approssimativi, non possiamo correre il rischio di posizionare un morto dove non c'è nemmeno la strada, magari. Parlo del rischio connesso alla georeferenziazione, su cui tutti stiamo tanto lavorando, no? Non è un fatto che non si verifica mai di fare questi cattivi posizionamenti. La comparabilità, i dati devono essere confrontabili, gli obiettivi sono quelli dell'Unione Europea, noi possiamo aggiungere informazioni se ne abbiamo bisogno, ma non possiamo sottrarlo, cioè non possiamo decidere che quell'informazione a noi non interessa, per noi non è rilevante, perché su questo ci dobbiamo confrontare tutti insieme. Il problema della rilevanza, molto spesso ai tavoli, nelle discussioni, ma perché non chiedete questo? Ma perché non si valorizza quest'altra informazione? Perché le informazioni vengono selezionate in base alla rilevanza.
Quindi deve essere un'informazione che ha un forte apporto conoscitivo, cioè noi per creare quello che poi noi chiamiamo il fastidio statistico di dover misurare una variabile, dobbiamo essere sicuri che quella variabile è fondamentale ed è importante e non risponde alla domanda di un nucleo settoriale di enti, ma che risponde alla generalità. E il problema poi fondamentale della qualità è quello della tempestività. Cioè, un dato non può essere troppo vecchio per poter poi essere utilizzato nella realtà, anche se diciamo, le analisi migliori non vengono fatte sul dato del mese precedente, ma vengono fatte su un set minimo di anni di riferimento, ma anche puntare a un dato troppo vecchio non ci consente di capire ciò che è successo sul territorio. Quindi sono queste le caratteristiche che noi ci poniamo come obiettivo quando parliamo di processo di raggiungimento della qualità. Il contesto in cui ci muoviamo, anche questo è abbastanza complicato, perché noi vogliamo offrire dati buoni per la prevenzione dell'incidentalità, quindi per poter ridurre il fenomeno di cui vi parlava prima il dottor Dondolini. Ma ci sono anche problemi di governance, cioè noi dobbiamo produrre informazione che sia poi disponibile per le decisioni, per le buone prassi che devono essere messe insieme, messe in atto sia con le grandi riforme normative ma anche con atti a volte che ne conseguono a livello territoriale. Ed essere pronti ad aggiornarsi rispetto alla normativa è una delle cose che con maggiore difficoltà viviamo, anche se in questo momento stiamo lavorando, come ha detto velocemente anche il dottor Dondolini, alla revisione del modello di incidente stradale. Abbiamo una commissione che mi meraviglia, forse nemmeno più di tanto, per la velocità con cui sta lavorando. Abbiamo riunioni continue con il dottor Violato, ci vediamo praticamente tutti i mesi, ma anche il livello di professionalità e di compartecipazione emotiva che c'è in questo gruppo è veramente notevole. Quindi diciamo uno sforzo per essere veramente a disposizione di chi poi deve agire per ridurre il fenomeno. E poi tutte le azioni di contrasto che nascono originariamente sul territorio della direttiva del Ministro Maroni, ma che hanno trovato al di là di questo momento clou una grande disponibilità nelle prefetture, diciamo accogliere questa occasione che in molti ambiti provinciali ci ha consentito di collaborare fianco a fianco, dietro poi sempre accordi di convenzione, a poter dare il supporto necessario per la revisione degli atti dei prefetti quando individuano le aree più o meno pericolose e quindi decidono dove o meno posizionare gli strumenti di riduzione degli incidenti dovuti alla velocità nel caso specifico. Allora, quindi significa che noi abbiamo scelto di lavorare per la qualità e abbiamo scelto di lavorare insieme agli altri, il motivo per cui oggi siamo qui, perché altrimenti i dati in realtà non li pubblichiamo, quindi li stanno a disposizione di chiunque. Siamo al lavoro insieme agli altri. Lavorare insieme agli altri ha dei punti di forza, quindi lavoriamo insieme, possiamo suddividerci il lavoro di applicativi, di interventi, quindi non è necessario che ciascuno faccia tutto, no? Ognuno fa la parte per quel più specializzato e poi si condivide. Però anche questo ha dei problemi, perché punti di debolezza è che quando noi lavoriamo tutti insieme, ognuno ha un modo suo anche di raccogliere il dato. Faccio un esempio, il comune lo raccoglie con un sistema diverso da quello della polizia stradale, cioè ha un sistema anche informatico di raccolta, uno ce l'ha locale, la polizia stradale ce l'ha centralizzato, quindi anche questo crea dei problemi di flussi. Però questo sicuramente è una lavorare tutti insieme in maniera sinergica è sicuramente una grandissima opportunità, perché riusciamo ad avere, coinvolgiamo nel nostro obiettivo chi produce il dato, abbiamo i contatti diretti con chi li produce e abbiamo questi rapporti continui ormai con gli enti utilizzatori delle nostre informazioni, il che ci aiuta moltissimo a lavorare meglio. Ovviamente la tempistica non è che sempre ne risente bene, perché abbiamo queste continue richieste. Nel caso specifico, le prefetture, qui è quasi un'accusa ma benevola, ogni 6 mesi devono mandare un rapporto al Ministero degli Interni, quindi ci costringono a un'elaborazione anticipata dei dati dell'anno corrente, quindi il primo semestre 2013, che noi, voglio dire, se non fossimo coinvolti in questi rapporti nello spirito di essere utili, faremmo volentieri a meno, no? Di dover elaborare i dati 2 volte l'anno, perché preferiremmo
farle a fine anno una volta sola, invece per offrire questo strumento ai prefetti facciamo le doppie elaborazioni, ogni 6 mesi facciamo questa produzione di dato. Bene. Volevo un attimo parlare del caso Campania, anche per avere una migliore consapevolezza rispetto alle cose che abbiamo detto prima, che riguardano l'atteggiamento dell'ISAT a livello nazionale, e il processo che abbiamo avviato in Campania, che io chiamo un laboratorio di apprendimento interattivo, e vedremo che è un laboratorio poi che ha diverse sfaccettature. Abbiamo pensato, questo nell'ultimo anno e mezzo, di dotarci, di avere tre grosse subprogetti, tre grosse aree di intervento. La prima è la formazione a distanza, sintetizzata in FAD, poi il laboratorio con le scuole e le community. Brevemente vi dirò che cosa facciamo. La formazione a distanza è una formazione che abbiamo avviato grazie al supporto che ci hanno dato le prefetture, che ci hanno non solo ospitato, ma promosso tutta l'iniziativa nei confronti dei sindaci per promuovere questa attività. La formazione a distanza degli operatori, quindi parlandoci chiaramente dei vigili urbani dei comuni della Campania, che prevedeva una fase di formazione in presenza, quindi li abbiamo incontrati, quindi una giornata di erogazione di formazione frontale, e una fase poi di autoformazione che viene fatta via web, quindi entrano nel nostro laboratorio, rivedono tutti i percorsi formativi, fanno dei test, li superano meno e arrivano al punto della chiusura di questo percorso che sta avvenendo in questi giorni, e la chiusura del percorso consente un'operazione un po' particolare. La prima è che consegniamo un attestato e lo consegneremo il 21, quindi il prossimo lunedì, in occasione della Giornata Nazionale della Statistica, Biblioteca Nazionale. La consegna ci verrà gentilmente offerta dal generale Salomone, che così stigmatizzerà questo percorso che hanno fatto le polizie municipali. Poi vi volevo dare qualche numero della FAD. Allora, quando noi abbiamo iniziato a pensare alla FAD, avevamo 25 comuni informatizzati in Campania. La cosa non vi preoccupi, no? Cioè, nel senso che il decentramento era organizzato in maniera tale che tutti i comuni ci mandavano le statistiche in formato cartaceo e noi in Campania le digitavamo, avendo prodotto noi stessi una procedura, un software che poi adesso viene adottato in tutte le regioni che non sono in convenzione con il protocollo. Ed è una procedura di registrazione controllata ed è per questo che il numero di comuni aderenti era piccolo, perché noi preconfezioniamo queste piccole procedure non soltanto con i codici e con i blocchi per gli errori, ma caricando lo stradario comunale che i comuni hanno fatto per censimento. Pensate, questo lo fa il comune di Napoli, che ha migliaia di strade, e l'obiettivo è quello di evitare che una stessa strada venga descritta in maniera doppia o tripla. E poi chi deve fare l'operazione di calare questi dati in un sistema georeferenziato è scamatto per capire, no, di che strada si parla e di che numero civico. Quindi noi abbiamo fatto questa operazione, che capite, l'abbiamo potuto gestire per pochi comuni, perché anche per noi significa standardizzare tutte i nomi delle strade per i comuni, ma noi l'abbiamo fatto con l'aiuto delle province, degli assessorati ai trasporti, anche per le aree extraurbane, perché quello che veniva citato stamattina, il fatto che le strade cambiano nome, no? Perché passano da un sistema di gestione nazionale a quello provinciale, fa sì che si chiamino in una maniera diversa. In più noi abbiamo fatto un'operazione ancora più di dettaglio, che è quello di individuare i tratti urbani delle strade sovracomunali, per cui quando noi documentiamo quello che sta succedendo sulla Sorrentina, no? Non ci limitiamo ai tratti extraurbani, ma sappiamo quali sono i nomi di tutte le strade quando passano da Meta, da Sorrento, per stigmatizzare un problema, che è quello che il traffico su una strada urbana, quando è sovracomunale, non è lo stesso di quando ci sta la gente che passa, insomma,
che ci vive in quell'area. Siamo arrivati a 45 giorni di produzione del dato e i comuni informatizzati, passando da 25 a 35, però cosa rappresentano? Sono il 61% della popolazione della Campania, sono il 72% di tutti gli incidenti e il 92% dei morti. Rileviamo in maniera informatizzata per trasmissione immediata dei dati al nostro sistema informatico dell'Istat in dato. Allora, la FAD cosa ha coinvolto? 287 vigili urbani fra aprile, maggio e primi di giugno, quando abbiamo formato 100 vigili del comune di Napoli. Quindi è stata un'operazione per noi veramente complessa far partire questa attività. Poi abbiamo i progetti con le scuole. Io qui ringrazio il dottor Boucher perché gentilmente ha preso anche a cuore tutta la filiera dei laboratori con la scuola, quindi accogliendo di trasferire agli istituti scolastici la lettera del nostro presidente Golini che vuole attivare quello che vi farò vedere adesso, che sono i laboratori con le scuole via web. Allora, questa frase presa dal sito di Eurostat è il modo in cui noi approcciamo i laboratori con le scuole. Noi abbiamo fatto già delle esperienze di lavoro con le scuole, che non è la lezione frontale che io poi tante volte chiamo la predica. Cioè, noi diamo ai ragazzi la cartina degli incidenti che avvengono nell'intorno della scuola. E poi insegniamo la statistica minima indispensabile per poter elaborare quei dati. Quindi sono loro che elaborano i dati e poi forniscono al preside, alla prefettura, l'analisi di quel dato. E hanno fatto anche delle indagini che poi sono, dolorose, dure per gli adulti, perché quando si parla, di dire ai ragazzi, appunto, non dovete fare, è un conto. Ma quando i ragazzi ti restituiscono le statistiche di un'indagine, questa è quella che ha fatto la Leopardi di Napoli, in cui i ragazzi si sono seduti sui gradini della scuola, se sapete, ci siete mai passati, Leopardi e Leopardi, i gradini, io gli ho dato i dati degli ultimi 3 anni dicendogli dove, però si sono seduti e hanno rilevato per 3 giorni gli incidenti o i comportamenti scorretti. Fin qui niente da eccepire, era una cosa significativa. Ma hanno fatto poi l'intervista ai genitori, in che maniera? Come osservatori partecipanti. Guardavano i comportamenti dei genitori in macchina e hanno fatto una statistica su questo. Quindi abbiamo prodotto una conoscenza molto particolare dei comportamenti dei genitori, che era anche un'analisi di sensitività di quello che i genitori considerano violazioni del codice della strada, per cui non mettere la cintura davanti è una violazione del codice della strada, lo sanno i genitori, lo sanno i bambini. Non mettere quelle dietro non è una violazione, no? Passare col rosso a un semaforo è una violazione, parcheggiare sulle strisce no. Quindi abbiamo creato un codice, no? Degli errori e dei comportamenti, di sotto livello, che comunque sono quelli che poi creano il problema, no? E abbiamo creato questo network di scambio reciproco. E quindi abbiamo la possibilità di mettere a sistema sapere intelligenze, problemi, le buone pratiche. Si presenta così. Quella sono io, mi sono vestita anche allo stesso modo per essere riconoscibile. Io sono la moderatrice di questa community. E qui per esempio c'è il programma di questo seminario di oggi. Leggendo questo seminario, il comune di Aversa, la community del comune di Aversa, che è seduta in prima fila nell'altro blocco, ha saputo che c'era questo evento ed è venuta qui a parlarne. Mi dico semplicemente che noi abbiamo messo insieme queste persone, quindi è un network, ci vediamo via web, perché pensiamo che ci sia bisogno di tutti per trovare le soluzioni. Perché il problema, l'hanno già illustrato gli altri, è veramente grande, ma vi dico soltanto che noi abbiamo preso accordi informali con le associazioni vittime della strada, in particolare abbiamo parlato anche di Aversa, dove io vi ho detto che c'era un nucleo dove si poteva lavorare bene, perché è la prima causa di morte dei ragazzi, la prima. E quindi è evidente che le piramidi della popolazione subiscono quel tracollo proprio a causa degli incidenti. E io avrei tante cose, ma vi ringrazio veramente di essere stati a sentirmi ancora. Della Regione Campania nell'attuazione del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale dell'ultimo decennio. Un ruolo che è sicuramente fondamentale e importante, un ruolo di coordinamento, un ruolo chiave, che si è spiegato fondamentalmente su due versanti. Uno è quello dei centri di monitoraggio regionale,
e l'altro è quello dell'individuazione degli interventi di sicurezza stradale da mettere a finanziamento facendo dei bandi a cui potevano partecipare province, comuni e anche associazioni tra questi enti locali. Comincio a parlarvi brevemente dei centri di monitoraggio regionali. Per noi nella programmazione decennale è un elemento fondamentale, perché il centro di monitoraggio è il fulcro di tutti gli interventi che insistono sul territorio. È mirato a conoscere, attraverso la raccolta dei dati, alla conoscenza del fenomeno e soprattutto alla valutazione e individuazione delle misure necessarie per contrastarlo. Quindi potete ben capire che questa struttura immaginata nel 2002-2003 all'origine del piano è una struttura che ha un ruolo fondamentale. Erano previsti, per essere completi, anche centri di monitoraggio provinciali e comunali, qualche volta sono stati realizzati, qualche volta no. Diciamo ad oggi ci concentriamo sui centri di monitoraggio regionali, quelli locali sì, riescono a trovare dei finanziamenti, ma sono più mirati a realtà ben definite di un certo livello. La storia è stata piuttosto travagliata, non mi dilungo, ma ci sono voluti circa 6 anni per rimettere in moto i finanziamenti, senza soldi non si va da nessuna parte, e nel 2009 siamo riusciti, seppur con un taglio del 50% del finanziamento complessivo, a rimetterli in moto. Vi porto soltanto un'immagine con ceralacca, nastrini, timbri, per esemplificare la difficoltà, diciamo, incontrata in questo percorso, pur di mantenere comunque un minimo di quota di finanziamento per le 17 regioni. Cosa deve fare? Lo dico brevemente perché magari interventi successivi saranno più dettagliati, soprattutto per quanto riguarda il centro di monitoraggio della Regione Campania. Fondamentalmente il centro di monitoraggio è un luogo di raccolta di dati attraverso ovviamente sistemi informatizzati, dati che vanno dagli incidenti alle strade e al traffico. Ovviamente vengono raccolti i dati sui progetti finanziati dal piano. Il piano, come vi ha già detto l'ingegner Dondolini, si è articolato con 5 programmi annuali e soprattutto può e deve realizzare campagne di indagine specifiche sull'uso, ad esempio, dei dispositivi di tutela dei bambini, del cellulare o dispositivi mobili alla guida, cioè diciamo quegli usi e quei comportamenti che sono invalsi, cioè diciamo che possiamo constatare ogni giorno, che però necessitano di indagini più accurate per la conoscenza e per ovviamente trovare le misure più adatte all'eliminazione di questo fenomeno. Non mi dilungo sui dettagli perché non c'è tempo. Ovviamente i centri di monitoraggio hanno degli impegni, perché tutto questo lavoro di raccolta e di esame che devono fare deve arrivare anche a un momento di sintesi, che è quello statale. Quindi noi abbiamo cercato di rendere omogenei tra loro, tra tutti i centri, le varie attività, e per poter poi avere come risultato finale una relazione annuale sullo stato della sicurezza stradale. Una relazione che ovviamente poi è a disposizione di tutti, come già fanno in alcune regioni, per poter confrontare e trovare gli elementi di interesse. Alcuni centri di monitoraggio, come ho detto, sono già attivi ed erano attivi prima dell'inizio del finanziamento statale che è avvenuto nel 2009, quindi hanno già operato e continuano a operare. Altri purtroppo ancora sono da costituire. Adesso vi faccio una breve mappa per rappresentare un attimino la realtà allo stato odierno. In verde troviamo i centri di monitoraggio che hanno già stipulato una convenzione con noi e quindi hanno un percorso già aperto, intrapreso, e speriamo di poterlo portare ovviamente a termine nel più breve tempo possibile. Ci sono in blu qualche sporadica regione che ancora deve arrivare alla stipula dell'atto convenzionale col Ministero, e altre regioni che invece sono finanziate con altri fondi. Per quelli che abbiamo attivato ci siamo anche mossi economicamente e
riconoscendo la quota parte di contributo statale. La prima, devo dire, che si è mossa è la Regione Campania, per cui una volta tanto siamo riusciti a perdonare, essendo meridionale, a arrivare prima degli altri, quindi lo dico anche con una punta di orgoglio, però diciamo è un percorso iniziato per primo, ma va completato, va portato avanti. Diciamo siamo arrivati circa ad erogare il 25% del totale, quindi non è poco, sui 32 milioni di euro complessivi. Cosa dobbiamo fare in futuro? Io ovviamente c'è una prima fase in cui questi centri devono essere avviati in tutte le regioni, ed è quello che interessa a me, nel senso che come perdonatemi il paragone, come se fossi un maestro in classe, devo riuscire a portare a un livello minimo anche gli elementi più difficili, e per cui sì, quelli che sono avanti va bene, continuano, lavorano eccetera, ma mi interessa cercare di portare all'inizio e ad allavorare anche gli elementi, in questo caso le regioni, che ancora sono in un atteggiamento un po' più passivo. Ci sono altri due punti che sono già stati citati in precedenza, cioè la revisione del tracciato record dei dati di incidentalità, che è in atto, come avete già sentito, e in atto anche uno studio tra la definizione del flusso dei dati tra i soggetti coinvolti, per ovviamente sempre al fine di ottimizzare e inviare, come ho sempre detto in più occasioni, una sola volta i dati di incidentalità agli organismi che li devono trattare. Tutto ciò è mirato poi a, dovrebbe essere mirato in attuazione di un dispositivo di legge, l'articolo 56 della legge 120 del 2010, a popolare l'archivio incidenti che stiamo costituendo presso il MIT. Questo è un lavoro che stiamo portando ovviamente d'intesa con tutti i soggetti interessati, nei tavoli che avete già sentito nominare, l'Istat, il Ministero dell'Interno, Carabinieri, polizie municipali locali, insomma. E quindi è un processo sicuramente complicato, ma è un processo che secondo me può portare veramente a una svolta nel trattamento di questi dati e nell'aggiornare il tracciato, che mostra un po' segnali di vetustà. Un breve cenno sui programmi di attuazione del piano, come le regioni si sono mosse. Diciamo che abbiamo la possibilità di scegliere due procedure per individuare gli interventi di sicurezza statale, siano essi di carattere infrastrutturale, di governance o di campagne di comunicazione e formazione, procedure che vedevano concorsuali, competitive con un bando, o procedure concertative. La concertazione è anche un elemento importante sottolineato nel piano, dove la concertazione viene fatta tra regioni, rappresentanze, province e comuni, UBI, tanto per esemplificare, e devo dire che sono state utilizzate nei vari programmi queste procedure concertative, addirittura a volte miste, utilizzando parzialmente il contributo statale con procedure concertative e parzialmente con procedure competitive. Io faccio soltanto poco più di un saluto, soltanto una considerazione di metodo su come stiamo impostando questo lavoro che ci è stato affidato, ripeto, da qualche mese. Il convegno di oggi testimonia quale sia l'obiettivo a cui tendiamo in termini di metodo, cioè il fatto di mettere insieme tutte le competenze relative a un tema così straordinariamente impattante sull'economia, dell'aspetto economico volutamente del primo, perché il più importante è quello proprio sociale, quello dell'impatto sulle persone. E dicevo, il fatto di stare tutti quanti insieme stamattina è proprio ciò a cui noi tendiamo, perché vogliamo da una parte realizzare le cose che ci sono state chieste, ma nella piena consapevolezza che ci sono una pluralità di soggetti assolutamente deputati a svolgere delle attività su questi temi, che camminano, abbiamo avuto delle testimonianze autorevolissime stamattina, per cui sarebbe assolutamente improponibile in un contesto come quello che viviamo ripetere le stesse cose o diciamo duplicare delle attività.
piuttosto invece ciascuno per la sua specificità può svolgere quel pezzetto di lavoro che serve a comporre quel quadro complessivo che alla fine ci fa raggiungere il risultato della riduzione zero degli incidenti, no? Perché 2020 è una tappa, poi ce ne sarà un'altra, speriamo di dimezzare continuamente questo residuo di incidenti. Il che, diciamo, da un punto di vista appunto del metodo, ha prodotto subito dei risultati. Il protocollo è uno di questi, e soltanto il primo di questi, oserei dire, perché abbiamo riscontrato che, per esempio, la Direzione Generale Territoriale del Ministero delle Infrastrutture della Campania e del Molise aveva già intessuto una serie di rapporti con soggetti con i quali noi stessi ci saremmo messi in contatto, e non abbiamo fatto altro che entrare in scia di un'attività già svolta per dare anche il nostro contributo. Questo approccio sistemico, che devo dire ha avuto un impulso straordinario con l'arrivo dell'assessore Petrella, è un approccio che poi si è riverberato anche sulle nostre strutture interne, cioè dal Dipartimento delle Politiche Territoriali alla oramai Direzione Generale Mobilità, all'attività dell'agenzia, che è una tecnostruttura di questa filiera di enti, chiaramente abbiamo voluto fare sistema. Quindi all'interno dell'ARMA, ad esempio, coesistono diversi progetti che tutti quanti concorrono allo stesso obiettivo. Quindi abbiamo ottimizzato le risorse utilizzando quelle competenze, quelle professionalità che sono già presenti all'interno dell'agenzia per svolgere un'attività di sicurezza stradale. Allo stesso modo sta per partire il progetto Ulisse, la seconda fase del progetto Ulisse, che è il progetto che riguarda il trasporto delle merci pericolose. Chiaramente anche quello ha un'incidenza sui discorsi che stiamo facendo, e questo progetto prevede la realizzazione di una struttura informatica e telematica di comunicazione anche in tempo reale con i mezzi, che risiederà all'interno della stessa centrale operativa di ACAM, dove si concentrano tutte le strutture tecnologiche che consentono appunto di fare sistema. Quindi utilizzeremo per questo progetto Ulisse le telecamere che per esempio abbiamo comprato per la infomobilità, e quindi le doteremo di ulteriore intelligenza secondo quello che è il nostro progetto. Con il Dipartimento di Politiche Territoriali stiamo mettendo in piedi il nuovo piano di emergenza di esodo in caso di emergenza Vesuvio, che chiaramente utilizza tutte le banche dati che stiamo collazionando per tutti gli altri progetti che abbiamo in campo. Quindi, diciamo, l'idea è quella che svolgendo la nostra attività seguendo questo metodo, intanto costa molto meno, tutto costa molto meno, e poi visto che le cose da fare sono sempre tantissime, evitiamo di duplicare e invece andiamo più velocemente verso l'obiettivo. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, e un ringraziamento particolare all'assessorato che ci ha voluto in questa occasione. Le attività ACI in materia di sicurezza stradale credo siano noti a molti, e credo che il motivo per cui siamo qui sia un po' anche dovuto a quello, vista la nostra ottima collaborazione con l'agenzia ACAM e con la Regione Campania nel progetto CRIS e anche sull'infomobilità regionale. Ma avendo ascoltato quello che è stato detto dai precedenti interlocutori, vorrei fare alcune brevi osservazioni anche per agganciarmi alla provocazione del nostro moderatore questa mattina riguardo un po' al tema della, come amo chiamarla, della despettacolarizzazione della sicurezza stradale. Ho sentito oggi parlare di regole, di rispetto delle regole. Bene, tutta la nostra filosofia di azione in materia di sicurezza stradale è improntata ad aiutare tutti a rispettare le regole. Per regole si intendono non solo regole di comportamento, ma anche regole quelle a cui faceva riferimento il nostro moderatore rispetto al tema del controllo dei veicoli o delle infrastrutture, come lo stesso ingegnere della Tondolini ha accennato nella sua presentazione. Controllo delle regole, diciamo, il valore che noi vorremmo aggiungere è che il controllo delle regole, il rispetto delle regole non basta.
perché diciamo che in molti casi noi abbiamo visto situazioni in cui diciamo, i progressi compiuti sulla sicurezza stradale sono stati introdotti non certo perché esistesse una regola che prevedeva certi miglioramenti. Vi faccio vedere molto rapidamente quello che è accaduto in 20 anni, e non sono neanche i dati, diciamo, i veicoli più recenti che vi proietto, rispetto al miglioramento dei progressi compiuti dalla sicurezza passiva degli autoveicoli, cui devo dire, senza voler disilludere nessuno in questa sala, noi compresi, è dovuta anche buona parte dei risultati che sono stati ottenuti, direi, in tutto l'Occidente, non un po' forzare questo termine. Cioè oggi a parità di incidenti si muore molto meno, quindi soprattutto se ci riferiamo al termine del numero di morti, questo è un dato sicuramente da sottolineare. Se voi vedete il profilo di questa sezione del veicolo, si tratta di una Fiat Panda del 1987, voi vedete il profilo è completamente deformato, voi vedete la cella è praticamente intatta. Questo però è avvenuto non certo perché ci fossero subentrate delle norme che imponessero nel 1987 un rispetto di standard di un certo tipo, ma è avvenuto per una volontà delle case automobilistiche, vorrei sottolineare un attimo, oltre a effettuare crash test, confrontare i veicoli, far passare l'idea che non tutti i veicoli sono uguali, poi bisogna anche far capire alla gente che i crash test vengono realizzati ad alcune un certo tipo di velocità e che oltre quella velocità comunque non basta comprare un veicolo a 5 stelle. No? Allora, questo tipo di filosofia vale un po' per tutto il panorama della sicurezza stradale, vale anche per le infrastrutture stradali, vale anche per i comportamenti. Noi dovremmo cercare di assolutamente e con la pistola puntata cercare di aiutare tutti a rispettare le regole, ma poi dobbiamo anche spiegargli che il rispetto delle regole non è sufficiente per portare a casa la pelle. Allora, all'estero, poi spesso all'estero troviamo questo tipo di dati, quindi non so quanto siano estendibili, ma qualche riflessione ce la fanno fare. Secondo alcuni studi, ad esempio, si è scoperto che il 43% di conducenti coinvolti in incidenti stradali stava guidando nel rispetto delle principali norme di comportamento. Quindi torniamo al tema del rispetto delle regole, ma portare a casa la pelle. Non basta. Un altro dato che spesso non viene troppo stigmatizzato. Nel 2011 sono morte 636 persone a bordo di veicoli che non stavano conducendo. Questo significa che sono persone che non hanno beneficiato loro direttamente di tutti i nostri sforzi in materia di educazione alla conduzione dei veicoli. Altro dato, anche questo praticamente assente dalla nostra possibilità, anche credo tecnica, queste informazioni, è il valore dei decessi sul corpo. Credo che coinvolgono anche questioni sanitarie, che è difficile. Allora, la metà circa, si stima che la metà circa di tutti i decessi, anche dal confronto internazionale, non avvenga sul corpo. E quindi questo ci introduce poi a tutto il tema della gestione dell'emergenza, che non è soltanto, come è stato detto, il miglioramento della qualità del dato statistico riguardo all'intervento, che ovviamente è importante, ma è anche il poter intervenire sul posto dell'incidente in maniera assolutamente tempestiva, poiché i minuti sono molto preziosi in quella fase. Poi, che altro dire? Per andare invece a un tema su cui forse voi vi aspettavate, mi sarei soffermato un po' di più, il tema della formazione e educazione. Anche qua noi cerchiamo nelle nostre attività di introdurre il concetto di significato delle regole, di condivisione delle regole, il concetto di oltre, ben oltre rispetto delle regole, attraverso ad esempio l'esperienza della guida sicura in ambienti particolari che consentono di sperimentare i propri limiti e di conoscere i propri limiti, non che necessariamente insegnino a guidare in condizioni estreme, ma che aiutino i conducenti a percepire qual è il limite
il loro limite anche fisico nel tenere una vettura anche in condizioni normali. Vorrei citare anche il discorso delle scuole di cui insegniamo a condurre, dove anche qui non basta il rispetto delle regole, bisogna introdurre temi specifici, temi che riguardano ad esempio il rispetto alla convivenza con le utenze che prima abbiamo in qualche modo definito vulnerabili o deboli. Contenuti che spesso venivano, soprattutto nel passato, piuttosto trascurati e che invece, se noi andiamo a vedere i dati di incidentalità che sono stati molto ben esposti in precedenza, noi oggi abbiamo una situazione per la prima volta in cui i decessi che non sono collegati all'automobile hanno raggiunto il livello dei decessi collegati all'automobile. Cioè significa che oltre a i benefici che abbiamo ottenuto in termini di incidentalità, di cui tutti siamo ovviamente orgogliosi, anche se mai troppo, c'è un tema di una tipologia di decessi, di feriti e di incidenti che sta assumendo un peso molto rilevante. E quindi tutte le nostre azioni di formazione e di informazione devono tener conto di questa dinamica che è profondamente mutata rispetto al passato. Faccio rilevare che se avessimo avuto lo stesso trend in medio che è stato registrato, il ingegnere Dondolini ricordava il 43%, se fosse stato applicato alle utenze non tra virgolette automobilistiche, noi oggi avremmo raggiunto il 70% della riduzione dell'incidentalità. Poi sulla formazione, sapete tutti, la nostra visione è formazione iniziale, formazione periodica, corsi di guida sicura. In alcuni paesi è stato dimostrato che adesso, per esempio, l'introduzione dell'obbligo della guida sicura a 3 anni dopo il conseguimento della patente ha ridotto del 33% l'incidentalità dei giovani. Volevo un po' dire questo, poi insomma in questa slide un po' riassunta tutta la tematica e le iniziative che noi conduciamo e che toccano un po' tutti i temi e che affrontiamo sempre con la visione di dimostrare che non tutte le auto sono uguali, non tutti i seggiolini per bambini sono uguali, non tutte le strade sono uguali, non tutti i veicoli sono uguali, ok, ma su cui caliamo sempre campagne informative specifiche che aiutino gli utilizzatori poi a usare il seggiolino, a usare al meglio la sua auto, anche se a 5 stelle, a percorrere infrastrutture stradali in tutta sicurezza, anche quando possono essere particolarmente a rischio, pensate al tema delle gallerie, e anche a considerare l'importanza non solo della conduzione, ma della condivisione degli spazi stradali, che è un tema molto più ampio, che non vuole essere un motivo per divagare, ma un motivo per approcciare il tema della convivenza con i veicoli motorizzati in maniera efficace. Noi abbiamo condotto una campagna molto intensa sulla sicurezza degli attraversamenti pedonali, in generale sulla sicurezza dei pedoni, che vi vedete riportato con nome Epoca, dove addirittura abbiamo fatto proprio dei test, abbiamo confrontato attraversamenti pedonali, abbiamo scoperto attraversamenti pedonali coperti, non visibili, abbiamo scoperto le ragioni per cui quando noi andiamo all'estero tutti si fermano, si piantano per farci passare, passiamo sul marciapiede e invece in Italia, soprattutto fino a qualche tempo fa, ma ancora oggi devo dire, questo non accade e quindi come vedete è un impegno abbastanza ampio, quindi alla fine ho finito per parlare anche delle iniziative dell'ACI sulla sicurezza stradale, mi perdonerete, mi sono fatto un po' trascinare. Non rubo altro tempo, ovviamente noi siamo assolutamente sempre disponibili e a disposizione per condurre attività congiunte a tutte le istituzioni, visto un grandissimo spirito di coesione in questa sede oggi e ovviamente considerateci completamente a disposizione anche per questo percorso che state avviando e che già avete avviato le giovani campagne. Vi ringrazio.